Ma l'interesse di Fondazione Feltrinelli sul patrimonio immateriale è radicale, nel senso è strutturale nelle sue attività di ricerca. Nel lavoro sulla linea di ricerca globalizzazione e sostenibilità, che ha dato vita al laboratorio Expo, la Carta di Milano, a tutte le attività che in questo semestre, ma in realtà anche nei due anni precedenti, noi abbiamo compiuto sulla tematica Feeding the Planet, Energy for Life, era centrale non tanto il cibo, ma il rapporto tra l'individuo e il cibo. L'individuo è la commensalità e l'individuo è il territorio. Allora, mettendo assieme queste tre componenti, cibo, commensalità e territorio, e la centralità della persona, lavorando con Regione Lombardia al concetto di patrimonio immateriale, per noi è stato naturale sviluppare le aree nelle quali noi abbiamo in qualche modo pensato queste due giornate, cioè ambiente, cibo appunto, e paesaggio, e tracciare le due assi portanti di questa iniziativa, e cioè la scienza e l'esperienza, il pensiero, l'università, l'accademia, e poi chi fa, e quindi non solo il saper fare, ma proprio l'industria della cultura del patrimonio immateriale, e quindi le esperienze che dal territorio nascono ogni giorno e che in queste giornate noi raccontiamo, legate appunto al paesaggio, e cioè alla gestione del nostro territorio, al cibo, e cioè anche alla cultura del innovare le tradizioni legate alla produzione agroalimentare, e poi all'ambiente, non solo in termini di conservazione, ma anche in termini di valorizzazione in chiave educativa di quello che è la nostra storia, la nostra tradizione, che le nuove tecnologie possono portare nel futuro.